Procuratevi innanzitutto un cacciavite, delle forbici e la tapparella nuova. Per prima cosa con il cacciavite svitate i fermi della tapparella e alzatela servendovi della cinghia fino a farla entrare nel coprirullo. Ora togliete la cinghia dall'avvolgitore e fermate la tapparella in alto, inserendo un cacciavite nella cinghia a mo' di fermo. A questo punto sganciate il coprirullo della tapparella e rimuovete la tapparella stessa dal rullo avvolgendola ulteriormente. Tagliate quindi con le forbici le cinghie che collegano la tapparella al rullo. Prendete successivamente la nuova tapparella e inseritela tra il muro e il rullo, seguendo le guide. Facendo ruotare il rullo, fate arrotolare la cinghia alla puleggia e avvitate le cinghie al rullo con le apposite viti. Ora potete togliere il cacciavite che avevate inserito come fermo e provate il corretto funzionamento della nuova tapparella alzandola con la cinghia. Se tutto funziona a dovere, potremo mettere i fermi nuovi alla tapparella, sempre utilizzando il cacciavite, e riposizionare il coprirullo dopo aver chiuso la finestra con i catenacci. Per compiere questa semplice operazione vi basterà procurarvi, oltre alla nuova tapparella, un cacciavite e delle forbici.